Signori, Antonio Piccioni, il pilota di Robert Kubica in Super KF. Mentre il suo meccanico, poverino, continua a lavorare, lui invece si veste da donna. Guardate che bell'uomo. No, no, mi ha fatto male. È un gioco, lo facciamo sempre. Uno scherzone. Che svista adesso. Ha detto che svista. Allora, una gara che devo dire mi ha stupito positivamente. Adesso sono serio, Antonio, perché comunque sei riuscito a... Si è vista che è venuta fuori un po' di esperienza, un po' di capacità di gestire la gara, non ti sei fatto intruppare nel disastro iniziale, magari nel caos iniziale, e sei pian pianino venuto fuori. Però vedo dai tempi che mancano due decimini da quelli che girano sul 48 secco. Dico perché ancora non vedo. Guarda, 48 295, sì. Come vedi con questo best lap in gara la tua progressione nella manche 2 e poi nella finale di domani? Essendo un team nuovo è una, diciamo, tutto il materiale nuovo, dobbiamo tutti lavorare per trovare il meglio. E non so dirti né se andrà bene né se andrà male, perché stiamo facendo una strada, può essere positiva come negativa, però stiamo lavorando tanto per domani e per le prossime gare, quindi ogni prova è fine a se stessa. Tu trovi difficoltà come tutti gli altri sul discorso delle gomme, dell'usura delle gomme? Pensi che sia un nodo fondamentale? Ma ti dirò, sì, sicuramente chi riuscirà a mantenere meglio le gomme avrà più possibilità di vincere la finale. Noi stiamo lavorando appunto per questo, infatti stiamo lavorando molto sul telaio, risolti i problemi del motore che abbiamo avuto nelle scorse sessioni. Risolti i problemi al motore, adesso possiamo dedicarci solo ed esclusivamente al telaio. Mi aspetto una gara molto positiva. Già questa manche, anche se non è un risultato prestigioso, per me è molto soddisfacente, perché essendo con tutto il materiale nuovo, essendo già lì tra i migliori, già è un buon stimolo, un buon inizio.